Napoletano o arabo? Pakistan, singalese. Quando vedi ci cacciano i videotri, sul prendo la macellina e mangiate la macellina, con i pistacchi e la fragolina, sigarette, cacciandini, con i ricordi di macellina. Io vorrei vedere, ma... Non ho visto neanche Peppe. No, ma non... Però lì bisogna sempre chiedere al comune, perché... Perché Peppe stesso non l'ha vista. Questa salita qui mi interessa, vedi? Sezione di semilibertà. Questi sono i luoghi in cui ho imparato a pensare. Quando ero ragazzino e giravo per le chiese di Roma. Spazi come questo mi hanno insegnato la specie di architettura del pensiero, cioè come si ordina il pensiero, cioè seguendo l'architettura di questi spazi di marmo ho costruito, come dire, l'architettura del mio pensiero. Sono luoghi di sospensione in cui l'aria sembra stabile e ferma e non muoversi permanentemente. Questa è la specie. Ripeto, sotto per esempio si può veramente piantare l'erba, cioè sotto si può piantare. Sì, non so, è bello, no? È una cosa vitale sotto terra, dobbiamo trovare un'erba che cresce pure sotto, cioè senza particolari condizioni di luce. Mi fa pensare che è un lavoro su Italia questo posto, cioè questo posto qui è l'Italia, no? Qua sono entrato, va bene l'archivio, i documenti, l'Italia repubblicana, le persone, i cittadini, e poi c'è quella cosa lì all'angolo, che è una pianta secca, e quello mi fa pensare che qui invece dei documenti, di cose capitali, no? Ci sono le piante, cioè la pianta cresce per inerzia, quindi la pianta è sempre il simbolo dell'area repubblicana. Vediamo qua i magazzini, soprattutto che io non so dove si accede, però . Adesso non ci vale qua. Lo spazio che stavo cercando, nel senso che volevo questa chiesa qui, volevo ricreare una chiesa in un vecchio deposito. Questo lavoro sarà un lavoro sulla tentazione, il concetto di tentazione, e quindi vorrei mettere su, bisogna capire dove esattamente, sui margini alti dei muri, proprio come nelle basiliche, vorrei mettere delle iscrizioni come quelle che appunto stanno dentro le basiliche, in lettere d'oro. Questo qui è il livello di
il rapporto di doratura, il rapporto tra doratura pietra, doratura e cemento che vorrei raggiungere in questa ipotesi di operazione al porto. Vorrei lavorare su questo rapporto di colore fra le dorature delle iscrizioni e la parete, che può essere di cemento, la pietra. Di fare una stanza diversa dall'altra, a un certo punto in alcuni punti invece blocca e ritorna la stessa, cioè per due o tre stanze è uguale, poi ritorna, poi ricambia e non capisci più che succede. Tema del tempo. Le stanze. Il tempo? Che deve esserci. Il tempo deve essere una dorsale di questo lavoro. Il sfaldarsi del tempo. Questi sono sassoni, quindi abbiamo quelli di sopra, quelli di là sopra sono scotch, questo è un mosaico a fattore rosso. Immagini, vuol dire che uno fa una specie di opera d'arte in cui mette una voliera. Tanto se immaginiamoci una voliera per facilità. Quello che mi premeva era capire se per esempio gli animali si stressano. Gli animali sono intelligenti, non per offendere qualcuno, sono più intelligenti gli animali che possono fare. Non sta a crederlo, perché era così. Come si comporta in uno spazio grande? Tutte le loro si abituano alla persona. Lo vedi? Devi avvicinarti con calma e non prenderlo con uno strappo, se no ti spaventa, guarda. Lo vedi? Com'è calmo? Certo, perché poi la riconosce pure. Questi sono, sono tutti figli miei. Ha troppe cose belle, non ci vorrebbe una vita per fare questo progetto, altre 7 stanze, devo farne 700, 700, 7000. Sono tanti cosmi e Damiano, perché dentro quel casino tu devi mettere una cosa fragile, se metti una cosa pesante crei uno scontro, un combattimento, o comunque crei un bilanciamento di forze, e invece mettere una cosa fragilissima dove i ragazzini giocano a pallone, lì per forza devi generare il cambiamento. Le opere che faremo non saranno protette. Se Napoli vuole distruggere, deve distruggere. Però deve o rafforzare la propria presenza, esistenza, e dire, cioè ribadirla e dire no, io la rompo, oppure modificare tutti i suoi equilibri per poter permettere a questo miracolo di fragilità di rimanere in piedi. Cioè rendere qualche cosa che ha a che fare proprio con, quindi da una parte è un rafforzo, da una parte però è qualche cosa di medica. Sì, non è proprio che medica, però che tiene, che regge, capite? È un'ingessatura. Armare la realtà ci rivela a seconda dell'armatura.
perché dentro c'è una frattura, non ci siamo armati per essere più forti, ci siamo armati per poter stare in piedi. Ieri ho giocato a pallone con i bambini, ho fatto una partita e dopodiché sono diventati molto più rispettosi, perché l'altro giorno, cioè qualche giorno fa, sono entrati in forza tipo ciclone proprio. In genere una bambina non si può entrare perché è pericoloso, oh, ma come la porta. Ho scelto Napoli per questo, sono trasferito a vivere da New York a Napoli perché questa città, più di altre nell'Occidente, probabilmente rappresenta questo filo di rasoio, diciamo, in cui si scontrano e si compenetrano il bene e il male con un fragore particolarmente eclatante. Fare un'indagine proprio su questo, sul limite tra il bene e il male, partendo dalle parti più basse dello spirito fino alle più alte, cercando quindi di avere un ordine, è quello che mi guida. Gian Maria è una persona difficile, complicata, che quando incomincia a pensare non si limita a quello che possono essere, diciamo, delle possibilità facili. L'opera non è di un'installazione che costruisco, un'installazione macchinaria. E l'opera è la performance che il visitatore compie all'interno del macchinario. È costruita proprio in modo che funzioni come spazio proiettivo di quello che è il recondito del singolo visitatore. Cioè ci sono dei vuoti di senso nell'opera, creati ad arte appositamente, che funzionano proprio perché dove c'è un vuoto di senso il nostro subconscio tende immediatamente a proiettare un significato che è interiore. Cioè sono delle trappole, tra virgolette, cioè noi mettiamo delle trappole nel proprio spazio e che prendono involontariamente le immagini del vostro recondito e le spazializzano nel luogo. Quindi quello che voi attraversate in realtà è uno spazio misto tra la nostra precostruzione e la vostra finitura dell'opera. Qui quello che c'era era tutte queste urne di vetro ormai distrutte, rotte, questi vetri a terra. È la parte viva questa dell'installazione. Alla fine, come dire, tutto quello che mi guida in questo percorso sono parole dei morti. Il camion è morto, Anna Maria Ortese è morta. Faccio grande fatica a trovare delle parole dei vivi che siano parole guida. Ci sono parole di vivi che sono compagne, ma non sono guide. Cioè le parole che mi guidano sono parole di morti, non sono parole di persone della mia generazione. Siamo malati, malatissimi. I morti sono molto più vivi di noi. Bellezza è un elemento di uso quotidiano, cioè cambia la vita delle persone e ha cambiato in parte il comportamento di un intero quartiere.
Non abbiamo detto che era arte, abbiamo messo le persone di fronte a qualcosa che aveva a che fare con la vita. Abbiamo costruito uno specchio, quello che vedrete lì, nella chiesa e fuori dalla chiesa, è uno specchio. Abbiamo riflettuto quello che è l'identità di quel quartiere. Il lavoro quindi non è un'installazione ambientale nella chiesa, questo lo devo dire molto chiaramente, il lavoro è un'opera sul quartiere. Il progetto 7 stagioni dello spirito è un progetto che installa tutta la città. L'estate è questo, è il momento dell'inerzia, quando lasci che le cose vadano. Ed è uno stato dello spirito di irresponsabilità, se vuoi, però di un'irresponsabilità scelta, che l'inerzia scelta è diversa dall'impotenza dettata dalla non consapevolezza. Burocrati del fascismo hanno fatto l'Italia dopo l'armistizio, dopo la fine della guerra, dopo l'amnistia. E dove hanno fatto l'Italia queste persone? Qual è l'ambiente in cui hanno costruito questo paese? Questo è l'ambiente in cui hanno costruito questo paese. Hanno coltivato questo paese con la stessa stupidità con cui si tira su una pianta. Sì, ma fai crescere una cosa di inerzia, in questo paese è cresciuto per inerzia. Uno Stato che non ha un piano non è uno Stato, perché uno Stato che non ha un piano è uno Stato che non esiste in quanto tale, in quanto nazione, perché non si riconosce in nulla. Questo Stato non è più uno Stato, ma è un residuo storico. Qua praticamente dovevo mettere lavoro, documenti. Documenti che non rappresentano uno sviluppo, cioè quindi un piano preciso. Sono come dire, un accumularsi, è un accumularsi di fogli che comunque non sanciscono una direzione, non sanciscono un'identità. Come dire, come un paese cresce numericamente, le persone campano, pescono, ma non diventano niente. E qui ci sono tutte le varie dichiarazioni dei redditi, agenzie delle entrate. 30 novembre 96, pagherò per questa cambiale 200.000 lire. Ora siamo vicino alla tavola, vicino. Questa è la prima volta che faccio un'installazione in cui ricostruisco esattamente quello che c'era dentro lo spazio. Il fatto che il visitatore non potrà mai vedere com'era prima, quindi loro entreranno e troveranno l'archivio fatto e sembrerà che tutto più o meno è rimasto com'era, e invece ho riportato indietro nel tempo lo spazio, cioè ho fatto questa azione contro natura di riportare lo spazio indietro nel tempo, perché quando noi siamo entrati era completamente vuoto. Quindi fondamentalmente è una specie di
artificio retorico, no? Cioè riempire questo con la cosa più vera del mondo, cioè la vita, la morte, fa sì che sia vero anche il ragionamento che facciamo. Una figura che è una figura controversa, è quella dell'italiano italiano medio, cioè un italiano impiegato, quindi insomma una figura neutra, perché non è una figura colpevole, no? Non è il genere di persone a cui siamo abituati a dare la colpa di tutto, eppure è una figura controversa, perché l'italiano medio, l'impiegato, in fondo è un corresponsabile, no? Della crisi di questo paese. E però più vado avanti a Napoli, no? Più mi rendo conto che il mio modo di pensare le cose, un modo di pensare senza netto, in realtà cede a un concetto molto interessante che penso abbia molto a che fare con le cose che stiamo indagando, ovvero sia il concetto di pietà, la pietà. Ho pensato di metterci un monoprocolato. Perché? Perché la terza stazione di questo percorso sarà dedicata a Lucifero e io ho scelto per quella stazione l'oro, il colore di quella stazione sarà l'oro. Però da un altro punto di vista è molto interessante il fatto che la terza stazione, Lucifero, cerca di affrontare questa figura nella sua complessità. Cioè, Lucifero è una figura che non... che incredibilmente non agisce mai per il male. È per questo che l'oro mi interessava, perché l'oro è una sostanza molto complessa, nel senso che a livello simbolico è il simbolo del denaro, della cupidigia, eccetera, eccetera. Però è anche, per esempio, il simbolo della grazia. E per assurdo, nel 200, quando nasce la pittura italiana, quindi quando nasce la concezione moderna dell'immagine, nasce nell'oro. Quindi l'oro è il colore della terra, è il colore del cielo, è il colore dell'inferno. E l'oro è l'elemento che unisce questa colonna verticale, che è la cosa di cui stiamo parlando.
tema di questo lavoro è l'errore. Ora non so spiegare ancora bene questo lavoro, perché ci siamo appena entrati qua dentro, però so che parleremo di questo tema e ne parleremo appunto scegliendo un archetipo che possa aiutarci a comprenderlo, e appunto quello di Lucifero. L'archetipo di Lucifero però si porta dietro anche l'archetipo di Dio, cioè nel senso Dio è infinito, tecnicamente, onnipresente, e quindi il male deve necessariamente esistere al suo interno. Ora, se il male esiste al suo interno, o ammettiamo che in Dio c'è una parte di male, o ammettiamo che il male non è tale, ma ha un ruolo all'interno del disegno di Dio. E trasformiamo questo luogo in una basilica dedicata a Lucifero. Lucifero è il primo che sbaglia, il primo che cade in tentazione, il primo che esercita una libertà e ne paga le conseguenze, e forse anche il primo che riceve misericordia. Se parliamo di misericordia al demonio, possiamo dire che bene o male a un certo punto al primo colpevole di questi errori di cui abbiamo parlato, Dio dà una condanna, lo condanna a un lavoro forzato. Il lavoro forzato è quello di essere il banco di prova, il tentatore dell'uomo, cioè colui che deve mandare in crisi, può mandare in crisi l'uomo, e può quindi fargli esercitare la propria libertà verso il bene o verso il male. È un nodo molto complesso, però questo è il crinale da cui si può cadere all'inferno oppure uscire per il canale che ci riporta a vedere le stelle. Giornata difficile, perché è stata l'ennesima giornata in cui ci siamo scontrati con le persone che ti dicono: io per ignoranza no, guardi, no, e ti verrebbe di rispondere effettivamente contro l'ignoranza che non posso niente. Poi ti ricordi che nei fatti, in quanto artista, appartieni all'unico ordine militare che ha come obiettivo quello di combattere l'ignoranza. Ora ti rimangi la tua sfiducia nell'umanità e dici: va bene, adesso di buona lena io vi farò l'iniezione che vi salverà. Saranno i reliquiari degli angeli che hanno combattuto con Lucifero, e questi saranno gli uccelli che noi recupereremo da per terra, morti, li trasformeremo nei reliquiari di questi angeli, come nelle chiese ci sono i santi, i morti, esposti. Dentro quella stanza facciamo un appartamento. Il gioco qual è? Che il diavolo si domanda a volte: che cosa sarebbe stato se io fossi stato semplicemente un uomo?
Diciamo che il diavolo guarda dall'altra parte del baratro in questo caso. Bene, andiamo a riprendere il medaglio. Cosa sono queste parole per Satana? Queste parole sono la condanna. Soprattutto questa scritta rappresenta la condanna. Sono le parole con cui Lucifero ha dichiarato la sua volontà di poter salire in cielo alla stessa altezza di Dio. E così facendo si condanna. Allora adesso qui facciamo lenzuola, cuscino per bambini, coperta, sul letto forse mettiamo il libro, il padrone del mondo, una sedia da scuola. Me lo fai rivedere un attimo su? No vabbè.
prendere per quello. Non so se rimarranno, perché sdrammatizzano molto questo corridoio, che potrebbe essere interessante, o no, dipende da qual è la temperatura che costruiamo in questo, lavoro. 2,554. Devi ricostruire come vedi, guarda. Alla fine è vuoto, è stentato, è insignificante per certi versi, come lo sono i giorni, no? I giorni sono tutti insignificanti, uno presso l'altro. C'è anche un rapporto cromatico bello, perché questo spazio così bianco, spento, introduce un elemento di colore che è l'arancione, che è un elemento di colore molto importante, che dialoga col verde, il verde acqua del vetro. Quest'opera è un'opera di minore, non è né come Lucifero né come Stati né tantomeno come la Peste, che era l'esatto opposto di questo. Questa è una grande iperbole fatta di segni poveri, di segni insignificanti quasi, o di segni talmente quotidiani da essere solubili nella giornata senza divenire inciampi, divenire momenti di attrito o di attenzione particolare. D'altra parte i destinatari morali di questo lavoro sono proprio gli abitanti di questo quartiere. L'idea è che quando escano non avvertano lo spostamento. Cioè, come l'obiettivo è di farli uscire senza che apparentemente il lavoro abbia spostato nulla, e invece poi far tornare il lavoro su di notte. Quando noi inizieremo a lavorare, decideremo che cosa mettere dentro queste stanze e lo replicheremo all'infinito, e ognuna di queste stanze non solo sarà uguale come struttura, ma saranno uguali anche gli elementi che ci saranno all'interno.
Da questo punto in poi tutte uguali ma diverse da quelle. Quelle saranno più vecchie, più indietro. Questa sarà la stessa stanza ma in un periodo più recente della storia. Non so se questa stanza finale qui, se questo corridoio deve avere a che fare con una fine monumentale, no? Che chiuda, se invece lascia correre completamente, quindi negare la fine di questo lavoro, perché tutto questo lavoro si nega. Stavo cercando un luogo che mi potesse aiutare a di un tema che avevo individuato principalmente in alcune lettere di detenuti in strutture sanitarie dell'inizio del secolo per malattie mentali, cioè i manicomi. C'è questa bellissima lettera che ho trovato in questo manicomio di Teramo, di questa ragazza di 20 anni, omosessuale e chiaramente internata all'inizio del secolo, 1917, per queste ragioni. È una lettera d'amore che lei scrive il giorno di Natale a un'altra internata e le dice: in questo giorno entra un fascio di luce dalle finestre e sembra che anche in questo luogo ci possa essere un po' di felicità. L'opera si chiamerà I fondamenti della luce. I fondamenti della luce parla di un tema molto preciso, cioè quella particella, quell'atomo, quella pietra di bene che sta all'interno dell'anima dell'uomo. Il lato B di questo progetto napoletano non è solo una ricerca su un tema morale, cioè il bene e il male o al limite un tema teologico, ma è anche utilizzare 7 edifici monumentali di questa città con un'importanza storica e che sono stati abbandonati da decenni. E chiaramente, voglio dire, da una parte noi siamo contenti di aprire i luoghi da zero, ma dall'altra la bellissima sfida è anche quella di sostenere dei percorsi che non sono il mio percorso, ma che tecnicamente poi tendono alla stessa cosa, cioè alla rigenerazione della città. Thank you.
Allora, non puoi bucare nel... Entrare qui dentro significava aprire una questione politica, ripeto, sempre in maniera molto alta del termine, e politicamente è stata risolta in maniera rapidissima. Alla prima assemblea aperta c'ero io e il sindaco che era qui e a dare immediatamente sostegno a questo tipo di esperienza. La strada da fare era ancora tanta ed è ancora tanta, però lì significava che due tipi di galassie, quella istituzionale e quella culturale, si avvicinavano alla galassia sociale per lavorare in squadra. Il progetto ha messo in sicurezza i tre piani superiori, per cui questo edificio adesso potrà essere tutto utilizzato. Per cui, come dire, l'arte, la bellezza servono non soltanto a mostrare delle cose, ma servono a fare delle cose. E il problema però, la dinamica è sempre la stessa. Quindi prima di tutto bisogna uscire da quella e capire che l'uomo è l'uomo fa miracoli. Cioè il problema di fondo, quello che ci siamo dimenticati, è che l'uomo può fare miracoli. Miracoli significa che tecnicamente tutto quello che è di bello, di meraviglioso, di incredibile ha creato la nostra civiltà l'ha fatto l'uomo. Il tema era venire qua e incontrare le persone, ma non per portare delle cose, per imparare. Il problema vero è che se l'uomo fa miracoli, io gli uomini li voglio incontrare perché voglio imparare a fare miracoli e dopo che ho imparato a fare i miracoli li voglio restituire. Che devo dirvi? Probabilmente... penso che siamo arrivati a un punto in cui non è più possibile sottrarsi. Bisogna cercare con tutte le proprie forze di riportare la bellezza alle persone. La pratica del paradiso è prendersi cura di quello che ci sta attorno. Quindi, mentre le altre opere che abbiamo fatto effettivamente erano opere d'arte molto più costruite, questa no, questa sarà una cosa molto diversa. Sarà soltanto il fatto che c'è un artista che sono io che si mette a pulire questo spazio. È un atto molto umile quello di pulire. Questi sono i buchi dei proiettili. Questa piazzetta è dove mi sono reso conto che devo fare il lavoro, perché una di queste persone, uno di questi qui, questi signori, un meccanico, quando gli ho detto che volevo portare qua il progetto questo, mi ha detto: ma siete sicuro? Cioè qui a Forcella non vuole venire nessuno, nessuno vuole portare a qualche cosa. E allora ho capito che devo portare il paradiso.
cominciamo a fare due tipi di stucco. Il primo è che stucchiamo d'oro tutti i buchi di pistola e poi a mano, rigorosamente a mano, chiudiamo tutte queste ferite. Questa è come una sbucciatura, un'abrasione, ci siamo mangiati un pezzo di pelle, un pezzo di carne. Quindi la proprietà del nome si esercita curando, e cureremo questo spazio. Quando hai bisogno delle persone, devi andare dove le persone hanno più bisogno di te. Cioè, quando vuoi parlare con qualcuno non puoi andare dove la gente è sazia, dove la gente è già semi-addormentata. Devi parlare, devi andare a cercare dove ha bisogno di parlare. Io l'ho nella fabbrica di questa. Ah, pure adesso, quindi, diciamo, continui a lavorare. Ma è sempre la stessa fabbrica o...? No, un'altra fabbrica che sta qua sopra, però io... Dove si tratta di sociale, di aiutare e di fare, mi piace molto. Per me è dialogare, perché sai che c'è, che la gente si parla. È la cosa più bella, perché aiutare anche i ragazzi che stanno in difficoltà è una cosa bellissima. Dentro le fondamenta del paradiso stanno sulla terra, anche fuori metafora, voglio dire, nel senso che... Questo quartiere è un inferno, può trasformarsi però se tutte le persone cominciano a lavorare per migliorarlo, per cambiare i rapporti che intercorrono l'uno nei confronti dell'altro. E poi dopo distrutturato, poi la gente possono anche fare un negozio. E certo, questo stavo dicendo. E poi possono anche vedere se la possono anche prendere. Questo sì. Nel comprare mettete pure quattro. Per ora no. Però ti dicevo, cioè, quello che vogliamo fare è che deve diventare bello come se questo fosse un quadro, questo stesso fosse un quadro. Thank you.
com'è Caravaggio dal vivo? Dal vivo, Caravaggio. Cioè l'opera che abbiamo visto. L'opera era che Caravaggio, quando era giovane, era un po', come si dice? Litigioso. Litigioso. Però era bravo, così li uccidessero. Sì, diciamo che lo volevano uccidere. Lo volevano uccidere e l'hanno ucciso. Una vista da vicino. Bene. Che... Ecco qui. Che mi dici? Ti è piaciuto questo... Ti sono piaciuti questi quadri? No. Ah, no? Solo a te non ti piace. Sono belli. Sono belli. A me mi piaceva questo. E quello è la che hanno preso. Questo. Io da Palestina mi sono colorato da un po' di amore. Perfetto, ora ce l'hai visto, vuole essere più bello. La sirena, il pizzaiolo, Mario, che vuoi fare? Ah, a morire. Io non lo posso portare in casa. Nancy, tu che lavoro vuoi fare da grande? Le mani. Le mani? Le mani, l'estetista. Allora, prendi il foglio. Adesso. Poi vedi, quello che ho imparato in questo lavoro lungo 3 anni è che il destino dell'uomo è il bene, ma l'uomo è fatto proprio per fare il bene. E come quello che ho imparato nella terza tappa, che era quella dedicata al diavolo, era che l'uomo che non fa il bene fallisce come uomo. Vorrei sempre che lo fa, mi sembra sempre di stare in un altro mondo, perché non so, se esco fuori mi trovo sempre nel tuo ambito, però se entro qua mi sembra di rivivere un'altra vita. Io dico sempre che l'arte è la scienza dell'anima, cioè l'arte è la cosa che in fondo ti fa dare un'occhiata dentro l'anima tua. Intervento si è fatto dentro? Niente, niente farò. Nel senso, cioè, semplicemente pulirò. Ieri abbiamo estratto tutti i proiettili dai muri. Quindi è come se tu hai una bestia trafitta e piano piano gli levi le frecce che la stanno trafiggendo. Ripeto, è come un malato e tu lo curi tutto qua. Però, ripeto, non è che necessariamente devi finire, perché non finisce mai, perché tanto questa è solo una metafora, no? Allenare le persone a sognare. No, a immaginare cose, vite, a immaginare di essere diversi, e dopo aver immaginato di essere diversi, allora cercare di essere così come ce lo siamo immaginati.
questa prima parte del paradiso è stare nella tensione, ma a un certo punto devi andare a sciogliere il nodo, e cioè che c'è alla fine della tensione, cioè qual è il punto limite a cui si tende, che è il famoso limite che tende a infinito, no, matematico, perché poi infinito è onnipotente, infinito è onnipresente, infinito è una definizione di Dio al di là del contesto religioso, cioè infinito è il sacro, non è il religioso, come diceva Carlo Levi. Però alla fine di tutto devo arrivare a ciò che è infinito. E sarà un lavoro invece diversissimo, infatti, da questo. Sarà un lavoro totalmente iconico, mentre questo è aniconico, questo è la vita, insomma, la vita nella sua, nel suo negare qualunque abbellimento che non sia essenziale. Stop. Ok, ora va bene. Sì, poco, chiudi, ancora 5 centimetri, basta. Cioè, veramente sei riuscito a farti schiacciare il braccio? Altrimenti. Allora, il letto grande me lo mettete dov'è? Accanto alla... Lì, esattamente dove l'ha messo lui. Ok. Allora, via quello specchio. Il cuscino dalla parte del frigorifero. Vai, vai, vai.
mettere? Ehi! Che zoppo! Un po' fortificare i muscoli. Due. Diversa. 11, 13, i tuoi. Uno è quello che abbiamo messo. Wow, guarda il mio volo! Oh, è uscito quello del suo. Molto commovente questo finale. È il finale di 7 stagioni. Ed è la cosa che c'è sempre stata, la casa c'è sempre stata per me. Qualche giorno fa scrivevo nel diario, dicevo, si può fare un viaggio in tutti e tre i regni danteschi senza muoversi da questa città. Stesso discorso vale per, cioè, si può andare all'inferno, in paradiso, nel cielo, nel purgatorio, senza mai uscire dalla propria casa, che in fondo è l'analogia della propria anima, è il contenitore, è lo spazio della propria anima. Quindi è questo il finale, l'unico finale che poteva esserci, no? Questo osservare la casa. Mi commuove perché è sempre casa mia. Ogni volta che la guardo è sempre casa mia, casa di mia madre, casa di mia nonna, è l'unica cosa che conta nella mia vita, no? Nei miei ricordi. È il finale, no? È il finale che ti dice non c'è altezza più elevata che non quella che ti porti dentro, se la sai raggiungere. Così abbiamo finito. E effettivamente è strano, nel senso, cioè, sono 3 anni che viaggio con te. Abbiamo finito il viaggio. Qui finisce il viaggio. Qui finiscono 3 anni di lavoro e 3 anni di vita, veramente. Prima dicevi una cosa bella, dicevi che 7 stagioni dello spirito è il posto in cui hai passato più tempo in tutta la tua vita, e quindi più di una casa, più di... Non so, io non ho fatto questa considerazione, però è stato un viaggio essenziale nella mia vita. Dentro questo fondo di chiesa c'è tutto quello che ho imparato in questi 3 anni. Abbiamo scoperto che non esiste il male, veramente, abbiamo scoperto che il male è uno strumento, abbiamo scoperto che il bene dipende dalla nostra volontà, che possiamo fare miracoli, e questo abbiamo scoperto perché li abbiamo fatti. Abbiamo scoperto che la casa è già la terra dell'ultimo cielo. No, del caso.